Finisce 1-1 e inizia con lo stadio gremito con cori, bandiere e tamburi. Padroni di casa con Calvosa impegnato al torneo di Viareggio e Bio e Fagotti infortunati. Ospiti senza Bontà, anche lui infortunato, e con il numero 6 Arrigoni di nuovo tra gli 11 in campo. Fossombrone 4 in difesa con Casolla a sinistra, Germinale al centro e Fraternali a destra in attacco. Bianco-blu di mister e Fucili con grinta e pressing, ma la San Benettese lavora ai fianchi e al sedicesimo su colpo di testa in area di Trouvé i rosso-blu di mister Lauri Maurizio chiedono la massima punizione per un presunto fallo di mano. Si prosegue. La Sambe alza il baricentro e al 27esimo su azione prolungata ospite bella girata di Sinigagliesi fuori. Al 32esimo è la volta del Fossombrone, angolo di Conti, rinvio della difesa, palla a Giacchina che tira da lontano, angolato ma non forte, para senza difficoltà Coco. Al 34esimo dentro Pagliari nel Fossombrone al posto di Germinale. Pagliari va a sinistra, Casolla al centro dell'attacco. Al minuto 39esimo è San Benedettese. Fabbrini Caparbio sul proseguo testa di Martiniello, fuori, brividi. È il preludio del vantaggio San Benedettese che arriva due minuti dopo. Calcio d'angolo, palla Fabbrini, tiro fiacco che sobbalza in area. Questa volta è Martiniello a fare il falco che arriva più prima di tutti sul pallone e in sacca da pochi metri e corre sotto i suoi sostenitori. Si va a riposo con gli ospiti in vantaggio per 1-0. Ripresa subito con gran ritmo e spazi per la San Benedettese di rimessa. Pagliari al nono si infortunia. Mister Fucili fa entrare Battisti, un attaccante per un altro attaccante. Si cambia tanto da una parte e dall'altra. La San Benedettese controlla. Fossombrone, cuore, voglia di pareggiare, paura del doppio svantaggio e tanta grinta. E ci vuole un capolavoro per il pareggio del Fossombrone al 26esimo. Punizione dal limite, palla ribattuta, cross dal fondo in aria. Casolla tira fuori il goniometro, girata, palla nell'angolo basso alla sinistra di Coco. 1-1 e questa volta è festa bianco-blu. Ancora cambi, la San Benedettese che forse già assaporava i tre punti si porta in avanti con rabbia ma solo al 47esimo, è pericolosa con un'azione veemente che porta il giovane Edoardo al tiro da lontano, rimedia Amici. Dopo altri 4 minuti di recupero finisce 1-1 alle Bonci, un po' d'amaro in bocca per la San Benedettese ma gli uomini di mister Fucili hanno meritato il pareggio. Sì, ma soprattutto l'abbiamo fatto di più nel secondo tempo perché comunque loro non avendo più peso davanti che era uscito il loro attaccante, diciamo che teneva palla il secondo tempo e l'abbiamo fatto anche abbastanza bene all'inizio, abbiamo alzato la pressione proprio per permettere a loro di calciare, tanto le prendevamo poi tutte noi di testa, cosa che abbiamo fatto bene secondo me all'inizio ripresa e ci ha permesso secondo me anche di poter fare subito il secondo gol in alcune situazioni che abbiamo avuto all'inizio ripresa, poi dopo... La partita era quella lì, sono state soltanto secondo me una scarsa voglia di non prendere gol, la scarsa voglia di non avere fame, rabbia per non prendere gol e per portare a casa una vittoria, cosa che abbiamo avuto perché abbiamo avuto Affano in altre partite, oggi è mancata e questo mi fa incazzare perché non va bene, perché ci stiamo giocando qualcosa di importante e non si può sbagliare, e non possiamo sbagliare soprattutto in queste cose qua. Sono molto soddisfatto, perché recuperare una partita contro la prima in classifica con i problemi che avevamo è motivo di grande soddisfazione. Beh, la partita si era messa sì male per noi, perché prendere un gol in una palla inattiva un paio di minuti dalla fine del primo tempo chiaramente l'aveva incanalata verso i binari giusti per la San Benedettese, però senso unico, non credo. È stata una partita combattuta, chiaramente a momenti c'è stata la predominanza della San, perché la San è forte e in più noi abbiamo dovuto subito fare una sostituzione, un attaccante, poi un altro e quindi chiaramente avevamo un po', tra virgolette, poche risorse in quel momento, però siamo stati intelligenti nel non farla chiudere la partita, quindi l'obiettivo era tenerla aperta fino alla fine e poi andare a sfruttare eventualmente le occasioni che ci potevano capitare. Adesso è stata una partita, ripeto, molto combattuta, chiaro la Samb magari qualcosina a livello di occasioni più di noi ha fatto, però non è che credo che ci sia stata una partita a senso unico.